Nel campo del ghetto nuovo compaiono tre vere da pozzo, mentre nel ghetto vecchio ce n'è solo una. Perché tre vere da pozzo? C'erano tre comunità ebraiche in questo campo, la comunità tedesca, la comunità occitana o del sud della Francia e la comunità italiana. Una delle peggiori accuse rivolte agli ebrei era quella di inquinare i pozzi dei cristiani per spargere il bacillo della peste. E quindi la tradizione popolare vuole che abbiano l'acqua loro in modo che si inquinino fra di loro. La realtà invece vuole che l'importanza dell'acqua del pozzo, fino a quando a Venezia non c'era l'acquedotto, l'acqua del pozzo serviva per tutti gli usi domestici e anche per bere. Lo prova la fontana che esiste ancora. Si apriva la vera e si, con un secchio e con una corda si attingeva l'acqua, quindi l'acqua è un elemento molto prezioso. Nel ghetto vecchio le due sinagoghe si affacciano sul pozzo, tanto che la piccola piazza era chiamata il Campiello del Pozzo, a cui dopo è stato dato il nome Campiello delle Scuole, versione veneziana di Campiello delle Sinagoghe.